Allora, l'ultima cosa, la più complicata sui radicali, è una cosa che no, io l'ho fatta, mi ricordo, in quinta ginnasio, si fa al secondo anno del liceo scientifico, alcuni insegnanti la saltano addirittura, perché veramente capita quasi mai di trovarla. Io dopo averlo studiato appunto al ginnasio, mi sono fatto tutti gli altri anni di liceo, mi sono fatto 4 anni di università. Non ho mai avuto bisogno di sta formula, l'ho bella che è dimenticata, e dopodiché mi è capitato, dopo un po' di anni insegnando, di trovarmi nei problemi perché appunto non me la ricordavo a memoria. Ovviamente voi non è che dovete saperla a memoria, dovete sapere che esiste, saperla usare, e l'insegnante dovrebbe ricordarsela. Da allora me la sono poi stampata in mente, non me la dimentico più. Qual è il problema che è venuto fuori insegnando trigonometria? È un argomento già dopo. È venuto fuori che per calcolare una certa caratteristica, una certa formula per degli angoli, l'angolo di 15 gradi, che è un angolo un po' particolare perché c'è 90, 30, 60, 45, ma 15 è già, però 15 gradi si può ottenere in due maniere. Si può ottenere come 30 diviso 2 oppure come 45 meno 15, ok? 45 gradi, scusate, meno 30. 45 gradi meno 30 è 15. Lavorando su quelle formule di trigonometria, io volevo fare vedere che calcolare con una certa formula la funzione relativa ai 15 gradi usando 30 mezzi dava lo stesso risultato che usando quella in cui c'era la sottrazione. Partito, fatto i miei calcoli, e alla fine mi trovo che cosa? Che questa formula qua mi portava a una radice, poi sotto c'era 2 meno radice di 3, il tutto diviso 2. Ok? Facciamo il conto anche l'altro, fatto anche questa cosa, cacchio, e veniva diverso. E veniva radice di 2, parentesi, radice di 3 meno 1, fratto 4, cioè nessuna somiglianza. Non so come me la sono cavata quella mattina lì, avevo contato una storia, avevo detto che questa si poteva trasformare in questa con la formula radica di doppi che non mi ricordo, no, non mi ricordo, sono parecchi anni fa, sono almeno 15. Comunque da lì mi sono reso conto che quando mi trovo radicale doppio, cosa significa? C'è una radice sotto un'altra radice, nell'espressione sotto un'altra radice, con una somma e una differenza, perché fosse prodotti una radice su una radice si applica semplicemente moltiplicando gli indici. Se ho una radice di una radice cubica, faccio 2 per 3, viene una radice sesta, ma qui c'è il meno o il più in altri casi e sono fregato, non riesco a vederne fuori. C'è però sto famoso formulone. Questo famoso formulone dei radicali doppi è fatto in questa maniera. Allora, possiamo mettere direttamente qua. No, diciamolo qua su in cima. Allora, io ho una radice di una meno radice b, cioè in generale, adesso non metto il numero, il caso particolare il 2 o il 3, metto una radice di una meno una radice di b. Questo affare apparentemente si complica. Ah, scusate, mettiamo più o meno, facciamo tutti e due i casi, perché il formula vale in tutti e due i casi. Mi viene apparentemente molto più complicato, cioè mi viene un radicione più o meno un altro radicione. E cosa c'è dentro i radicioni, a parte una lunga linea di frazione e un 2 denominatore? C'è un a più e poi un a meno di una radice sotto, quindi è di non un radicale
duplica il doppio. Apparentemente dice, ma perché così ci siamo complicati la vita? Sotto la radice c'è A2 meno B in entrambi i casi. Allora, qual è l'inghippo? Che qui B, io sono nella situazione, nell'ipotesi che non riesco a sbloccarmi. Quel B non è un quadrato perfetto, quindi non posso farci la radice, rimane lì, radice di 3 per esempio. Se nell'espressione però mi trovo un radicale doppio di nuovo, anzi 2, anzi belli grossi, complicati, ma sotto la radice più interna, invece di esserci il B, che sono sicuro che non riesco a venirne fuori, c'è una 2 meno B. Non è che per caso quello diventa un quadrato perfetto, perché se lo diventa quadrato perfetto, quello lì è una radice apparente, si calcola e va via. Vediamo il nostro caso famoso. Il nostro caso famoso, la A vale 2, la B vale 3. Se faccio A al quadrato ottengo 4, 4 meno 3 è 1, si può estrarre la radice. Quindi vedete che in questo caso il formulone gigantesco ci permetteva di fare il calcolo. Vediamo se si vede la formula da lì. Sì, si vede il secondo pezzo della formula. Allora, cominciamo a calcolare. Nel nostro caso abbiamo A che vale 2 e B che vale 3, giusto? A vale 2, B vale 3, poi c'è il caso meno. Cosa diventa sto formulone? Sto formulone diventa che la radice intanto di A2 meno B, ah, qui ho dimenticato il meno, A2 meno B, l'abbiamo calcolata e viene radice di 4 meno 3, cioè radice di 1, cioè 1. E abbiamo già risolto parte della formula. Poi, se vogliamo scriverla, allora A vale 2, quindi abbiamo 2 più radice, abbiamo calcolato che fa 1, quindi il primo pezzo è così. Oh, scusate, questo è un 2 sotto, quindi vado a inventare, porca miseria. Poi c'è più o meno, qui avevamo il caso meno, no? Avevamo il caso meno, quindi abbiamo meno radice, qui c'è di nuovo 2 e questa volta c'è meno invece che più davanti alla nostra radice che vale 1, quindi meno 1 fratto 2. Qui bisogna fare un po' di calcoletti. Allora, 2 più 1 fa 3, quindi qui è radice di 3 mezzi, meno 2 meno 1 fa 1, e quindi 1 mezzo. Usiamo la proprietà di poter separare una radice di una divisione in una divisione di radici, quindi la radice di 3 fratto radice di 2 invece che radice di 3 mezzi, meno radice di 1 fa 1 e la radice di 2 lo otteniamo. Denominatore uguale, denominatore comune radice 2, radice 3 meno 1. Siamo arrivati a dimostrare l'eguaglianza? Dunque, io ho calcolato questo robo qua, questo fatto 2 bisogna ancora dividere per 2. Comunque qui non ci siamo ancora, c'è qualcosa che manca. Cosa manca? Manca il fatto che questo radice 2 del denominatore non ci dovrebbe stare, perché bisognerebbe razionalizzare. Razionalizzare significa che da qui, moltiplicando sia sopra che sotto per radice di 2, qui mi va via la radice, mi ottengo un bel 2, poi c'è radice di 3 meno, non più, meno 1, che moltiplica quella radice di 2 lì, quindi radice di 3 meno 1 che moltiplica la radice di 2. Stiamo ancora parlando di questo pezzo, se è diviso 2 sarà un diviso 4 qua, e vedete che è la stessa cosa, cioè radice di 2 moltiplicato radice di 3 meno 1 fatto 4. Quindi queste cose effettivamente, anche se apparentemente sembrano molto diverse, sono uguali. Ok? E questa era proprio la cosa più complicata che si poteva fare sui radicali. I radicali doppi. 9 minuti, già siamo cavati in fretta.